Mucchio Selvaggio, the right choice. Ciao a tutti ragazzi, eccoci qui con Drive Club. Ziebo89. Ciao a tutti, sono Ziebo89. Anzi no, Drive Schifo Cazzo Club. Questo gioco penzola! E il gioco è mediocre. Questo gioco è lezzo! Ah, a parer mio è mediocre. Sei uno di quei nerd sfigati che non ha mai varcato l'uscio di casa sua in tutta la sua vita. Non l'hanno fatto uscire gratuito per il plus, evidentemente perché non avrebbe venduto niente dopo. Barile di merda. Un gioco che offre l'esperienza online che non funziona online. Mistero. Comunque, il gioco non presenta una personalizzazione del personaggio. Ti becchi quello che sta guidando, te lo tieni. Ti faccio un culo, madonna, di queste dimensioni. Guida, tour, devi affrontare delle gare. Schifoso proprio. Un gioco senza senso, di perdita di tempo totale. Non hai una vita. Concludi fra i migliori 3 della gara, tempo pari inferiore a 2.51, velocità media, ok, gioca. Hai il culo più largo del torace. Ci fa scegliere la Lotus Evora S Sport Racer. Le macchine, niente da dire, sono ben realizzate, anche i suoni. Sgocciola! Personalizzazione fa cagare, sempre queste, io scelgo l'originale. Suino! Ci fa vedere che ci fa salire in macchina. Ogni gara è così comunque. No. Ok, che dire, il gioco è puramente arcade. No! Molto elogiato per gli effetti climatici che... No, vabbè. Sono... variano durante il tempo che trascorre la gara, insomma. Ecco, già il messaggio è in sovraimpressione che l'online non funziona. Già questo dà fastidio. Classico raspone di merda. Già questo dà fastidio. Che palle, madonna che palle. È arcade il gioco, ma con aspetti puramente simulativi. E lezzo! Se esci fuori strada hai 3 secondi, cazzo, per rientrare, altrimenti ti fa riapparire in forma fantasma sulla pista. Non so che cazzo di senso abbia questo, Fai schifo! Graficamente non è... Schifo! Non credo sia il gioco che facevano vedere un anno fa. Mentre ho visto, mi ricordo, video... Ah, qua si è appena... No, dai. Dai, vedi, penalità curva, penalità... Vabbè, quello ci può anche stare, punteggi e roba. Sì! Ecco, qui abbiamo il primo obiettivo, di raggiungere i 144 km orari. Ma non ce la faremo mai, vediamo. Non ce la faremo, non ce la facciamo. È l'incarnazione videoludica di una merda! Stavo dicendo che non sembra il gioco che hanno fatto vedere un anno fa, ecco. Sì! E non ho ancora avuto la possibilità di affrontare gare con il bagnato. Ma è una palla al piede di un gioco del cazzo! Vedere come si comporta il gioco, come si comporta anche la macchina. Non fai altro che andare in giro da solo! Da solo! Stavo dicendo che a livello grafico secondo me non grida al miracolo, perché poteva essere curato molto meglio. La grafica è passabile, è più che passabile, ma vabbè, diciamolo! Non capisco perché non siano riusciti a farlo a 60 frame al secondo, che in un gioco di guida, soprattutto arcade, che risulta molto veloce, sarebbe stato molto più godibile. Ma sono scelte. Madonna, pensi che sia un gioco divertente? Madonna ragazzi, è noioso, ripetitivo. È più divertente bere una bottiglia di sputo. Sto cercando anche di guidare mentre. Ancora. Ma lo vedi? Ma lo vedi? Se voi state fuori pista, ecco, succede questo. Ma che cazzo vuol dire sta roba qua? È più probabile che mi cresca una mela sul naso piuttosto che io perda contro di te. I danni sulle auto sembrano fatti con la forchetta. Sì! Dio! È pietoso! Madonna, è più divertente spulciare la gobba di un macaco in calore, ma schifo!
va bene? L'auto non si danneggia, cioè mantiene sempre il top della sua prestazione. Ecco, finita la gara sono arrivato 7. Lagga, madonna, lagga, non sai giocare, sei inutile. Io sono il migliore. Beh, questo è Drive Club, ragazzi. È un dito nel culo. Bisogna avere proprio un coraggio paragonabile al Cristo in croce. Discreto, io gli do appena la sufficienza. È orribile! Appena la sufficienza, però comunque vogliamo dargli un'altra possibilità. Certo, rifacciamo l'evento, riavvia. No. Tanto abbiamo ancora tempo. No. Faremo meglio questa volta. È più probabile che mi cresca una mela sul naso. Il club funziona. Una volta ci sono riuscito a entrare in un club. Il club è formato da 6 persone. Siete letame, proprio letame. Che le gare qui sono a 12 sfidanti. Quindi probabilmente le gare online fra club saranno 6 contro 6, no? Madonna. E aumenta il punteggio club. Puoi inserirti in più di un club, credo, puoi uscire. Non credo ci sia, ma è ancora tutto poco chiaro perché... Sei un lezzo! Non si riesce a entrare online, cioè online non funziona. Anzi, leggevo recentemente che bisogna avere fortuna che si liberi un posto per entrare online. Mi sembra abbastanza assurdo. E marcio! E non vale niente, sei grasso! C'è un grassone borsa di merda schifosa, proprio posata, letame proprio della serie, c'è scritto merda proprio. E sì, tutto sommato schifoso, 39,90 gli può anche valere questo gioco, perché sei demente, perché sei mongolo, perché sei mongolo, non altri soldi. Sì, Dio, così vuol dire derubare le persone, ecco. No. Già l'ha presa per il culo per gli utenti plus, io compreso, che lo aspettavo, lo volevo provare, ma ci rifaremo con The Crew, sperando che mantenga le aspettative. Busta di piscio. Ora sono primo, ragazzi, sono primo. Fa squacquerellare, madonna, ragazzi. Vedete gli effetti climatici, i graffi sulla macchina, la ragazza la guida, non puoi crearti personaggio. Siamo in testa, cerchiamo di... fanno una bella gara, dai. Allora, è colpa tua se non vedremo mai forse Unreal Tournament 4 e Quake 5. Ma come fanno? Sudicio. Tutti mi hanno superato praticamente. Sei inutile, non sai giocare. Col PC da 3.000 euro di zio Peppe a giocare, state a casa. Perché te non lavori, sei disoccupato. Risulta molto veloce, quindi le curve... che si presentano all'improvviso, magari schifo, quando sei in voga ad alta velocità non stai neanche lì a guardarlo. Comunque sono terzo. Oddio, vediamo se riusciamo a fare questa. Madonna, che due maroni, Dio buono, come due bocce, Dio, ragazzi, ma come cazzo si fa, non lo so. Forse arriviamo secondi. Siamo arrivati terzi. Lagga, madonna, lagga. Dio Bonino, è ingiocabile. Che dire, ragazzi? Lezzo. Vi è piaciuto questo Drive Club? È un gioco di merda, commerciale per le masse. Io ci giocherò poco, penso. Ah, concludi fra i migliori 3 della gara. Madonna, non è possibile. Sei un grassone proprio schifoso, lardoso, grinzoso. E anche... e club no, perché io faccio parte in un club, ma se non sei collegato, i punti club non li porta avanti. È lurido! Quindi, ragazzi, traete le vostre conclusioni e... penzola! Non so, aspettate che il plus, la Sony si decida di darlo gratis. No. Come aveva promesso. Ciao a tutti, ragazzi. Ma lisciami le mele, sudicio. Ma te ti devi vergognare come un ladro. Non dico neanche di quale nazionalità, se no offendo tutti. Ti devi vergognare come un ladro, uno scippatore. Oddio. Resta in contatto con il Mucchio Selvaggio. Iscriviti oggi ai nostri selvaggi canali.
Mucchio Selvaggio, The Right Choice.